Ciao, sono Sonia della libreria Fahrenheit di Piacenza. Il libro del mese è Il diner nel deserto, anche se si dovrebbe parlare più di più libri, nel senso che questo farà parte della trilogia del deserto, che è una serie di tre libri, pubblicati per ora solo, siamo arrivati al secondo, di James Anderson, uno scrittore e poeta americano. Il terzo dovrà ancora essere pubblicato, anzi, deve essere ancora scritto, ma vi assicuro che se leggerete il primo non vedrete l'ora che l'autore abbia finito la sua opera. Il romanzo è trascinante, si tratta di una storia ambientata nel deserto dello Utah. Siamo dunque in queste terre desolate, un abitante dall'altro può anche distare 50 chilometri. Il nostro protagonista, che apparentemente è un uomo fallito, un uomo che non ha futuro, ma invece poi si rivelerà ricco di sfumature. Sono quei personaggi che possono far innamorare uomini e donne. Gli uomini perché vedranno un uomo che apparentemente è sconfitto e che invece ha una riserva di sentimenti, di alternative che sono a volte inimmaginabili, e le donne perché è un personaggio molto malinconico, pieno di romanticismo nonostante le sue durezze. La storia si inizia, diciamo, raccontando le peripezie economiche di questo camionista che giornalmente consegna le merci a queste persone che abitano lungo questa strada nel deserto dello Utah. Dunque, chi sceglie di vivere in queste zone è un personaggio per forza con un spiccato senso della solitudine. Sono personaggi borderline, tutte con una personalità molto forte. E durante queste consegne succederà un fatto che cambierà un poco la vita di questo nostro protagonista. L'incontro con una donna che si nasconde con un mistero, l'amicizia che ha con un vecchio proprietario di appunto il diner nel deserto, questo locale che ormai è chiuso, è lasciato allo stato dell'abbandono, e il proprietario vi si quasi nasconde per nascondere un fatto tragico che ha alle spalle. Tutti questi eventi porteranno a un'avventura che diventa quasi un noir. Una storia piena veramente di malinconia, di sentimenti forti, e alla fine non vedete l'ora di leggere la nuova avventura di questo protagonista, che tra l'altro troverete in Lullaby Road, ma su questo non vi dico altro. L'editore di questo libro ha una storia recente ma molto importante. NN nasce da pochi anni, 2015, e ha già raccolto diversi successi. La particolarità, tra le tante che ha, è che se andate sul suo sito, oltre a una descrizione dei suoi libri, per ogni volume pubblicato vi darà una sua playlist. Una delle canzoni, diciamo, citate per questa storia è Randy Newman, The Beehive State.